Buon pomeriggio, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Quest'oggi staremo insieme fino alle 18.59. Avremo due ospiti. Nella seconda parte parleremo di un torneo di calcio molto, molto particolare e della festa diocesana dello sport. Nella prima parte, invece, argomento completamente diverso, siamo insieme al dottor Federico Sandri, psicologo e sessuologo. Grazie per essere venuto, venuto a trovarci, con il quale parliamo soprattutto di autoipnosi. Se non mi sbaglio, è stata al centro di credo la più recente, se non l'ultima, sì, ma non mi ricordo mai, l'ultima pillola di lunga vita attiva, se non mi sbaglio. Mm-hmm. E io ho ironizzato, insomma, perché insomma, è anche qualcosa che, come dire, suscita un po' di ironia, no? Quando si parla di ipnosi. Beh, diciamo che ci sono tanti falsi miti sull'ipnosi. Ariella mi aveva accennato la meglio occhi, no? Ah, sì, 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 beh, quello ormai è, sì, che insomma fanno parte un po' anche della storia, anche della TV, no? Perché c'è una parte di ipnosi che è venuta alla ribalta grazie a Gio Cascasella e a chi l'ha utilizzata per fini di carattere più spettacolare, sì, poi non è, ecco, quella è una tipologia di ipnosi che non ha una finalità di tipo terapeutico o certo, di scoperta di risorse, e che in realtà è quasi una roba da baracconi, insomma. È un po' una cosa da baraccone. Detta così è brutto, forse, cioè, però cioè, beh, insomma, dire, diciamo che serviva a dare visibilità a una serie di soubrette, di persone dello spettacolo che probabilmente avevano bisogno di fare un po' di scena. E quindi l'ipnotista l'ipnotizzava e loro facevano la gallina, facevano varie cose in scena, creando lo scandalo. Ma perché, per esempio, in alcuni film, soprattutto, perché poi dopo, insomma, speriamo che il cinema poi si appropria di determinate cose, le fa sue, pensa anche di farle altrui, però per esempio, adesso non si vede più, però in alcuni vecchi film c'era il tizio con l'orologio che ipnotizzava, penso che fosse per via di seguire un movimento che poteva un attimo... Sì, beh, diciamo che la storia del pendolino è una storia reale, chiaramente, che riguarda proprio le origini dell'ipnosi. Il pendolino, quello che attiva è un'attenzione molto focalizzata su qualcosa che di solito è scintillante. Ho capito. E quindi che cosa accade? Che come quando ti capita di focalizzarti su un punto e di perdere l'attenzione rispetto all'ambiente esterno, no? Quando tu ti focalizzi su un'azione che è molto ripetitiva o su un punto che è molto che è illuminato, come può essere la fiamma di una candela oppure un punto particolare colpito dal sole. Non necessariamente in movimento, quindi. Non necessariamente in movimento, sì, ma che deve attivare in te una forma di attenzione e deve essere appunto un'azione reiterata e monotona, quello che accade è che tu ti focalizzi più sul punto piuttosto che sull'ambiente. È un qualcosa che accade anche in maniera spontanea. Sì, ho capito. Accade Milton Erickson, che fu un grande ipnotista, forse il più grande ipnotista occidentale conosciuto, diceva che noi cadiamo in uno stato di ipnosi spontanea più o meno ogni 90 minuti. Quindi è qualcosa che accade. Ti faccio un esempio pratico. Sì, sì. Ti sarà capitato di prendere l'autostrada, immagino. Ti capita tutti i giorni, forse. Ti succede che entri in autostrada, prendi il biglietto, lo metti nel solito posto nella macchina, poi di solito non ti ricordi dove l'hai messo all'ultimo, no? Ma succede così. E succede che metti la marcia, vai avanti, a un certo punto è come se tu ti ridestassi dal viaggio, di solito quando succede qualcosa che distrae la tua attenzione. Sì. Ad esempio, arrivi alla fine del casello e dici: ah, ma ho finito il viaggio? Sono già arrivato? Sì, ho capito. Non me ne sono accorto. Perché in quel momento la tua mente inconscia era molto presente dentro di te, no? E quindi di solito hai avuto dei pensieri magari creativi, ti è venuta in mente una certa idea, hai smesso di prestare attenzione all'ambiente esterno. E hai portato attenzione. A me capitava questo spesso quando andavo a correre.
Ad esempio? Là pur essendoci però la fatica magari della corsa che ti teneva comunque, però io lo dico sempre con una, anche un po' noioso, ma molti capitoli della mia tesi di laurea io li ho scritti a Basovizza correndo e isolandomi completamente dal resto e concentrandomi su quello sul tuo mondo interno. Beh, in effetti la corsa è una buona sia una buona metafora ma anche un buon esempio, perché la corsa notoriamente è noiosa. È noiosa. Ci sono altre attività sportive molto più divertenti. Mentre la corsa è strutturata in maniera molto cadenzata. Se ci pensi, lo stesso passo, no? che scadenza i tempi, un po' come un metronomo. Sì, è vero. E le azioni reiterate sono delle azioni che ti portano in maniera più facilitata ad entrare in uno stato di rilassamento e di ipnosi. Ho capito. Sì, quindi questa è proprio autoipnosi, nel senso che... Questa è una forma di autoipnosi, quindi come appunto... Però è, come dire, è incosciente, cioè un'autoipnosi non volontaria. Non volontaria, esatto. Okay. E infatti appunto Milton Erickson diceva ogni 90 minuti più o meno noi entriamo in maniera involontaria. Poi ci sono delle tecniche specifiche che ti permettono di entrarci in maniera più... Sì. Posso interromperti? Siccome mi è venuta in mente una cosa che mi incuriosisce molto, anche questa tratta da un film, però c'è un bellissimo film che si intitola Va e uccidi, oppure Il candidato della Manciuria, ma insomma un film degli anni 60 con Frank Sinatra, e un altro molto bello con Charles Bronson che si intitola Telephone, ed è un film di spionaggio, eccetera, dove le spie venivano attivate con un comando. Io mi ricordo ancora, dunque, la frase che attivava nel film di Bronson era: i boschi sono belli, oscuri e profondi, ma ho miglia da percorrere prima da dormire. Ricorda, miglia da percorrere prima di dormire. È qualche cosa di pura ed esclusivamente cinematografico, oppure questo tipo di attivazioni esistono veramente, eccetera? Allora, diciamo che questo tipo di attivazione così specifica e così evocativa, sì. Perché poi in realtà nei film, quando le spie vengono attivate, loro hanno la loro quotidianità, a un certo punto è come se si dissociassero, no? Sì. Cioè entra un'altra personalità, ecco, questo. Perfetto. Nel film di Sinatra è così, ecco, questo nella realtà non accade, però questo è definito come ancoraggio. Ho promesse da mantenere e miglia da percorrere prima di dormire. Ok. Adesso mi attiva. No, allora, quello che succede è che le persone possono costruirsi degli ancoraggi, cioè delle frasi o dei rituali che possono essere l'anello, no? Quello che si il relè, unire. O anche che fa scattare. Esatto. Una sorta di relè che fa scattare uno stato. E quindi, ad esempio, se una persona viene indotta per la prima volta in uno stato di ipnosi o di autoipnosi e poi ha bisogno di ritornare più volte in questo stato, senza percorrere tutta la strada, attraverso un ancoraggio, come se ripotesse tornare dentro più facilmente e senza prestare tanta fatica. Ma io vedo che molto spesso, parlando appunto con medici, parlando con scienziati, eccetera, molto di quello che il cinema ci racconta in realtà poi è abbastanza verosimile, ecco, insomma, se non... Diciamo che si basa su qualcosa, che su qualcosa di reale, ma anche perché da qualche parte, per riuscire a coinvolgere anche le persone, devi proporre qualcosa che da qualche parte... Devono aver per forza corsi. Sì. Laddove invece il concetto invece di autoipnosi, io questo non riesco a capire, nel senso... cioè uno se la induce da solo. Sì, allora, diciamo che mentre l'ipnosi è quella tecnica in cui ipnotista e ipnotizzato sono due persone differenti, sì, l'autoipnosi è la stessa tecnica, ma ipnotista e ipnotizzato sono la stessa persona. Quindi la differenza fondamentale è semplicemente questa. Quindi che cosa accade? Che vengono insegnate alla persona che desidera entrare in uno stato di autoipnosi delle tecniche di rilassamento e di evocazione di quello stato, che possono essere poi riattivate dalla stessa persona in assenza del terapeuta, dello psicologo, dell'ipnotista. Quindi in qualche modo è un passaggio di libertà
anche maggiore, anche perché nessuno come la persona che desidera qualcosa sa costruirsela ad hoc. È un po' un vestito sartoriale. Ho capito. Ma ci sono delle tecniche particolari proprio per l'autoipnosi? Come... Sono le stesse tecniche che vengono però semplificate o mutuate in modo anche parallelo nell'ipnosi classica. Semplicemente è necessario che la persona si costruisca dei processi che vengono riportati nel tempo in modo tale poi da riuscire come a seguire la propria voce interna. Mentre nel caso ci sia l'ipnotista, non è la voce che segui, è quella dell'ipnotista. Quali sono gli utilizzi, poi dopo ci torniamo su questo, però quali sono gli utilizzi, immagino anche terapeutici, no? In alcuni casi, si legge. Sì, beh, sono veramente svariati. Diciamo che possono gli utilizzi di tipo terapeutico sono legati alle paure, alle fobie, alla ricostruzione della personalità. Tipo, non so, se uno ha paura di andare in aereo, magari per uno esempio, riesce in qualche per modo. Esempio, ma anche la fobia, per esempio, di andare in autostrada, che è una fobia molto comune, è una fobia degli spazi piccoli, ma anche senza entrare in un aspetto, diciamo, più francamente psicopatologico, la gestione di alcune ansie lievi, oppure la costruzione di progetti, oppure il dimagrimento. Il dimagrimento. Ah, in che senso? Beh, nel senso che attraverso delle procedure di ipnosi o di autoipnosi, la persona può essere portata a costruire delle azioni virtuose e a immaginarsi poi, per esempio, in un futuro prossimo, dimagrita, può iniziare a scoprire quali sono i passi più utili, necessari, importanti per giungere a quell'obiettivo. Può visualizzarsi mentre indossa quel vestito che da tanto tempo vorrebbe indossare e che ancora non ha indossato. Può inibire alcuni riflessi come quello della fame, quando per esempio è una fame nervosa. Cioè la maggior parte delle persone appunto non riescono a dimagrire, in realtà non dimagriscono perché non riescono a seguire delle procedure. Non riescono a gratificarsi in maniera sufficiente, non riescono a visualizzarsi in un futuro prossimo come se avessero già ottenuto quel tipo di esito. Oppure anche, per esempio, lo stesso dicasi per il fumo, perché desidera smettere di fumare. Sì, questo immagino. Ma senti, le si possono chiamare sedute? Sì. No? Io vedo, non so, con l'ipnotista la seduta dura un tot, nel senso che poi è l'ipnotista che decide... adesso io faccio così perché ho sempre questo riferimento. Ci viene l'idea che scocchiare queste cose. L'autoipnosi, come finisce? Questo mi incuriosisce. Come decidiamo di uscire dall'ipnosi? Se ha senso come domanda, sì, perché sì. Non riesco. Beh, guarda, una delle domande più frequenti che mi vengono fatte è se poi non mi risveglio. Sì, c'è anche questo. E quindi in realtà la tua domanda ha molto senso, perché esattamente come una persona si induce uno stato in cui entra, poi si riesce ad indurre uno stato in cui uscire, chiaramente. Sì. Così come è entrata, una delle procedure più importanti è quella di definizione di un tempo. Quindi la persona, io suggerisco sempre alle persone che decidono di intraprendere questo tipo di procedura, questo tipo di azione, che è un'azione in cui ci deve essere l'intenzione della persona, su un primo livello, chiaramente, perché senza la decisione di farlo non si può ottenere uno stato di rilassamento ed induzione appunto ipnotica, di definire un tempo all'inizio. E quindi dirsi, questa induzione durerà, questo stato di rilassamento, di trance, durerà per mezz'ora, dopo questa mezz'ora io mi risveglierò. In verità quello che accade è proprio un risveglio spontaneo, anche perché una delle idee errate dell'ipnosi, dell'autoipnosi, è che si perde la coscienza. Ecco, infatti la domanda successiva sarebbe stata questa. No, non si perde la coscienza. La persona è sempre... Non è l'automa che appunto va avanti, no, non vede. No. Questo sono appunto quei retaggi cinematografici, no? In cui appunto, dicendo la parola d'ordine, la persona compie delle azioni che non sono dentro, non sono coerenti anche con la propria morale, poi se lo dimentica. Non è possibile fare questo. Sono stati fatti numerosissimi esperimenti
che hanno dimostrato che le persone, anche in uno stato di profonda ipnosi, non fanno nulla che non desiderino fare. Ecco, questo è un paradigma molto importante, anche perché va a rassicurare ovviamente sì, perché la persona. Poi dopo uno potrebbe dire, vabbè. Sì. E laddove c'è bisogno, non so, di. Allora, no, facciamo prima questa domanda qua. In quanto tempo uno impara, diciamo così, l'autoipnosi? Cioè, come non è che ci sono delle istruzioni per l'uso, immagino, debba. E poi credo che debba esserci anche, non so, una. Come posso dire, una volontà proprio mentale anche di sì, allora la predisposizione magari non è corretto ma te. Guarda, io credo che come in certi sport, tu parlavi della corsa, io ti potrei parlare di altre discipline sportive, però la parte più importante è la costanza e la decisione di praticare, quel tipo di attività, no? Quindi tutte le persone possono essere possono trovare nell'autoipnosi, nell'ipnosi, una strategia per guadagnare una parte di benessere. Non è qualcosa di limitato ad una certa categoria di persone, l'importante è la disciplina. Quindi, tornando alla domanda che mi facevi su in quanto tempo, diciamo che in generale quando la persona fa alcune sedute da un ipnotista e impara la tecnica, poi è in grado di costruire quella tecnica, di mutuarla, di rifarla da sola. Una cosa che io suggerisco, ad esempio, è quella di costruire delle induzioni ipnotiche, cioè che sono proprio dei passi che vengono seguiti durante, per entrare nello stato di rilassamento, di trance ipnotica, e di leggerlo registrandosi col cellulare. Noi abbiamo tutti ormai gli smartphone, sì, no? Certo. E quindi uno degli utilizzi possibili è proprio quello di registrare delle tracce audio e di ascoltarsele con le cuffiette in un momento in cui la persona può prendersi uno spazio per se stessa. Ecco, anche questo è un elemento molto importante, cioè non c'è induzione se c'è fretta, non c'è costanza e c'è una situazione di disagio e di non benessere. Ma voglio dire, la si può fare adesso non per la si può fare anche in giacca e cravatta, oppure c'è necessità anche di proprio la tranquillità deve essere data anche da, come dire, da una comodità che sia anche appunto quella magari, non so, di un luogo che si conosce, anche di, voglio dire, di star comodo. Un dress code. Sì, diciamo, un dress code per l'autoipnosi non è male come... Potremmo brevettarlo. Non sarebbe male. Allora, diciamo che la comodità è un requisito importante. Però la giacca e cravatta, diciamo, non sono dei requisiti escludenti. Ci sono dei bancari che ti direbbero io in giacca e cravatta sto comodissimo, no? Ecco, quindi in verità la cosa veramente importante è definirsi un tempo. Cioè un tempo nel quale, ad esempio, sono a casa, okay, da solo, posso prendermi uno spazio, posso essere su una sedia, su una poltrona comode, cerco di non avere delle tensioni, cerco di non essere disturbato, quindi spengo tutto il cellulare, se ho la cravatta mi allento la cravatta, a meno che non voglio tenere la cravatta perché mi rassicura, o mi metto una coperta, mi metto qualcosa che mi dà uno stato di benessere. Sta proprio la persona. Assolutamente, e anche al quanto a lungo dura l'induzione ipnotica, perché chiaramente se devi fare un'induzione di 20 minuti perché sei particolarmente stanco, oggi hai lavorato davvero tanto e quindi ti prendi in una pausa di trasmissione, vai di là, ti metti rilassato sulla poltrona, certo, e ti induci uno stato ipnotico che duri 10 minuti, non ha senso che tu togli la cravatta, togli la giacca, sì, no? Sì. Se invece è qualcosa che puoi fare a casa, comodamente, per esempio io consiglio a molte persone che hanno problemi per esempio a dormire, sì, di fare un'induzione prima del sonno. In quel caso può essere che l'induzione termina il giorno dopo, nel senso che poi dall'induzione la persona scivola in maniera molto graduale, molto spontanea nello stato del sonno, perché la trance ipnotica non è altro che uno stato appunto che noi conosciamo ma di cui facciamo poca esperienza, che è un po' intermedio al sonno e alla veglia. Sì, sono quei momenti esatto, che delle volte anche se uno fa attenzione riesce anche ad isolare, nel senso e a comprendere, sono in un momento
particolarmente. Perché magari hai qualche tipo di allucinazione. Sì, io ho qualcosa, sì. Qualcuno vede dei colori, oppure ha la sensazione di vedere delle forme che sono poco chiare. Oppure... No, io realizzo che sto per addormentarmi, per esempio. Uh-huh. E sì. Non sempre, delle volte proprio cado come uno gnocco, però delle volte dico, ah boh, adesso ci siamo e riesco a... questo tipo di, si può chiamare tecnica? Sì, ecco. È una tecnica. È accettata, diciamo così, da tempi recenti, prima era vista con un certo sussiego dai... Che storia ha avuto, diciamo così, negli anni più recenti? Ma sì, è una tecnica che ormai è stata reintegrata. Quindi non fa nemmeno più tanta notizia, sotto certi aspetti, al di là di quello di cui discutevamo prima, sì. Non fa tanta notizia, no? Magari sapere che esiste, insomma, no? Ma l'ipnosi in verità è una tecnica che in Occidente è stata utilizzata dagli inizi, dalla metà dell'Ottocento, è stata studiata e praticata, ma in India per esempio viene utilizzata da moltissimo tempo, no? Quindi poi è stata portata all'attenzione anche scientifica un po' più recentemente. Sicuramente anche dopo Milton Erickson sono uscite moltissime pubblicazioni anche degli usi, per esempio, non solo nella terapia, nella psicoterapia, nel counseling, ma anche in attività, per esempio, nella chirurgia, nell'anestesia. Perché in ipnosi si riescono a gestire, per esempio, si riesce a gestire il dolore. Sì, no? Sì, e quindi è diventata più d'uso, è venuta così un po' più alle cronache. Sì. Tornando all'ambiente, per esempio, no, in cui eventualmente praticare l'autoipnosi, è necessario, una musica aiuta o non necessariamente? Allora, guarda, ci sono alcune persone che trovano la musica come un distraente. E che prediligono invece sentire solo la propria voce. Ah, un o distraente la voce nel senso interna. Che ti distrae dall'audio. Sì, perché sì. Magari... sì, ho capito. Così come, però anche qua è molto soggettivo, così come abbassare le luci piuttosto che tenerle alte, un ambiente assolutamente isolato piuttosto che un ambiente in cui ci sia un fruscio di fondo. È veramente molto soggettivo. Sai, ci sono persone che per esempio prediligono dormire in un ambiente in cui ci sia un rumore. E sì, altre sì, no, sì, che sì. Quando vanno a appunto in città dormono benissimo, vanno in ferie in un posto isolato e non riescono, sì, a, dormire non riescono a dormire perché c'è troppo silenzio, sì, no? Sì. Luce, buio, anche là stesso discorso, immagino, diciamo, no? Sì, appunto stesso discorso, dipende, sì. dalla cosa. Questo tipo di, abbiamo detto prima un po' di problemi che possono essere affrontati con, attraverso l'autoipnosi, eccetera. Dicevi prima anche in chirurgia, ci sono anche delle, adesso non è che si possono guarire delle malattie con l'autoipnosi, mm-hmm. Perché sennò saremmo tutti quanti autoipnotizzati, eccetera. Però ecco, diciamo così, ci sono delle terapie più, come dire, più particolari che possono trarre giovamento da tutto ciò? Beh sicuramente nella psicoterapia, nei disturbi psicosomatici, viene utilizzata sicuramente moltissimo. Utilissima è anche quando per esempio ci sono delle contratture, quindi portare l'attenzione a sciogliere le contratture muscolari, portare l'attenzione verso delle zone del corpo nelle quali si strutturano dei nodi muscolari o si per esempio dopo un'attività fisica possono essere traumatizzate. Oppure per esempio anche nei sanguinamenti, come ti dicevo mm-hmm. prima, in chirurgia, ma l'uso che poi all'interno soprattutto delle pratiche quotidiane viene fatto in modo più sistematico è anche quello della definizione degli obiettivi, del raggiungimento degli obiettivi. Cioè, certo. La maggior parte delle persone ha difficoltà nell'ottenere dei propri obiettivi rispetto alla propria vita, perché non sanno tecnicamente come raggiungerlo. Allora l'autoipnosi in questo può essere molto, un processo molto utile. Oppure per esempio anche nell'anziano, mm-hmm. Come si è discusso anche nella pillola appunto di lunga vita attiva, per esempio per cercare di gestire le perdite di memoria o quegli stati di tristezza,
Non vorrei parlare di depressione, sì, ma perché quello, sì, ho capito quello che intendo, non è una sì. depressione, non voglio parlare di stati di franca depressione, quanto piuttosto quella sensazione di malinconia, di senso di svuotamento, anche di incapacità di raggiungere degli scopi. Molto spesso le persone anziane lamentano dei vissuti depressivi perché hanno deciso di abbandonare i propri sogni. È come se non credessero più nell'idea che ci può essere un futuro, che ci può essere la capacità di costruire dei progetti, degli obiettivi, anche legati ad un incremento della propria qualità della vita nella terza e nella quarta età. L'autoipnosi può essere utile proprio per imparare a costruire questo tipo di obiettivi. Quando, quando si propone al paziente, no, di cominciare un trattamento con l'ipnosi, eccetera, che tipo di reazione c'è? Beh, allora, forse magari adesso sì, come dicevamo prima, è dato, non dico per scontato, ma comunque più conosciuto, più noto, però immagino che qualcuno magari all'inizio rimane un po' così. Sì, a volte uno dei problemi, non è un problema, ma può limitare l'efficacia dell'autoipnosi, è quando si generano molte aspettative, quando ci sono quei pazienti che vogliono a tutti i costi l'ipnosi, no? Cioè che sì, vogliono, quelli che arrivano già dicendo, che arrivano, sì, no, dicendo vabbè, allora mi ipnotizzi, io voglio che lei mi ipnotizzi. Diciamo che in questi casi è un po' l'ipnosi classica funziona pochetto, sì, perché è chiaro che il paziente non è realmente disposto a lasciarsi guidare, perché è un po' come la persona che manifesta ansia in aereo, no? Mm. Cioè, c'è un trucco molto facile per riuscire a gestire l'ansia in aereo, è accettare che possano accadere delle cose che non sono che tu non puoi controllare, no? Sì, 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 sì. O sei un pilota. A me capita di essere abbastanza nervoso prima delle partenze, incomincio a calmarmi in aeroporto. Mm-hmm. Cosa che può sembrare strana, no? Perché quando arrivo in aeroporto, in genere, forse perché ho anche i miei riti, che significa appunto, non so, certo, far visitare tutti, quantomeno il maggior numero di negozi possibile, sì, quindi leggere i giornali a sbaffo quindi forse inconsciamente metto in atto delle tecniche. Sì, delle tecniche per desensibilizzarti da quell'evento. Ma è come, ci sono certe persone, ad esempio, che hanno paura del dentista, e la paura del dentista finisce nel momento in cui si siedono sulla poltrona, perché a quel punto vivono, no, a te non succede, però ci sono, direi proprio di no, ma insomma, però ci sono alcune persone che vivono questo, perché dicono vabbè, ma una volta che sono nella poltrona basta. Sì, una volta che sono dentro l'aereo, a un certo punto cosa posso fare? E l'accettazione, esatto, della cosa, sì, poi effettivamente. Il fatto è che molto spesso, e qua credo che sia veramente un retaggio di un certo tipo di cinema, di un certo tipo di letteratura, eccetera, si pensa quasi sempre, no, che l'ipnotizzatore sia quello che trae beneficio, sì, dall'ipnosi, no? In realtà, a livello medico, a livello appunto psicologico, eccetera, è l'ipnotizzato che trae beneficio. Certo, no? Forse non c'è un aspetto coercitivo. Ecco, no? Si rimane questo come, sì, come ma perché come idea, siamo anche qua, c'è un'idea, l'idea che l'ipnotista mette in uno stato di sonno l'ipnotizzato, dopodiché torna dopo un'ora e dice bene, sì, si svegli. No, no. Fa quel che vuole. non succede questo, no? Sì, oppure c'è un po' il retaggio dell'idea di essere manipolati. Questo deriva anche un po' dalla filmografia, sì, no? Dove in realtà non vengono messe in scena delle tecniche di ipnosi, ma delle tecniche di disorientamento, sì, di manipolazione. Sì, di raggiro anche. Di raggiro, fine, appunto, alcuni, coercitivo. In alcuni sì, film. Fatto sta che poi c'è un film, tu non lo sai, ma io vengo preso molto spesso da un embolo cinematografico ogni volta che ho la possibilità di... C'è un film dove è introdotta la figura di un certo Seb l'ipnotista, che in realtà deve indurre a un ammalato una paralisi, sì, perché questo ammalato passi un esame medico e quindi possa ottenere i soldi dell'assicurazione. Un film di Billy Wilder con Jack Lemmon e Walter Matthau, che però
per tutta una serie di cose, quando io sento Sam l'implotista è un relè che mi fa ridere, perché penso a tutto quello che succede nel film. Non abbiamo parlato, ma eventualmente approfitteremo della cortesia del dottor Sandri per parlare anche di sesso over 60, sì. Che poi non si capisce perché over 60, insomma, potrebbe essere anche, ma parliamone, o lo abbassi o lo innalzi la soglia, sì, insomma, sì. Non ci sono traguardi, non ci sono, mi viene una battuta ma non la dico perché è troppo volgare, quindi che ormai più avanti, certo, ci ritroviamo e parliamo anche di questo argomento. Grazie ancora al dottor Federico Sandri per essere stato con noi. Dopo grazie la pubblicità cambiamo argomento e parliamo della festa diocesana dello sport. Allora, seconda parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia del dottor Pierpaolo Vici, che è componente la commissione diocesana per i pellegrinaggi, il tempo libero e lo sport. Grazie per essere venuto, possiamo darci del tu, insomma. Ci diamo del tu tranquillamente. Siamo visti un paio di volte da Don Ettore. Qual è l'attività? Beh, se c'è una commissione la cui attività probabilmente è esplicitata dallo stesso nome della commissione, è questa, ma insomma, effettivamente la commissione di che cosa si occupa e come si occupa delle materie di cui si occupa? Sì, cercherò di spiegarvelo in maniera molto semplice. Innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori, grazie a Tele4 che ci ospita e ci dà spazio per dire un po' di questi nostri eventi, che alcuni sono vicinissimi, alcuni sono a più lunga scadenza. Io faccio parte, come hanno detto, di questa commissione diocesana per i pellegrinaggi, il tempo libero e lo sport, che è un organo che è stato voluto dal nostro vescovo, da Monsignor Crepaldi, per far partecipare noi laici attivamente alla vita della Chiesa. È uno strumento che dovrebbe raggiungere vari canali, siamo 15 commissioni. La nostra, come dice la parola stessa, si occupa di pellegrinaggi, di tempo libero e di sport. Il responsabile della nostra commissione è Don Simone Agrini, che poi ha scelto alcuni ragazzi giovani appunto per poter andare sul territorio. Noi in particolare cerchiamo di valorizzare il tempo libero, di valorizzare in questi momenti difficili il ruolo delle famiglie, certo, sì, e di dare la possibilità a tutti i ragazzi di esprimere anche la loro possibilità di giocare, di divertirsi anche soprattutto. Mi piace subito precisare che non possiamo competere con quelle che sono le società sportive, cioè con, sì, quelle società che si occupano di... Adesso mi verrebbe da dire è la loro missione principale, insomma, rimanendo, esatto, un termine. Quindi non vogliamo contrapporci alle società che fanno dello sport un momento di agonismo, un momento di confronto, un momento anche per poter far eccellere magari quelli che sono i migliori, gli atleti più forti. Il nostro è un porci sul territorio, facendo riscoprire, come vuole il nostro arcivescovo, l'importanza anche degli oratori, di quei luoghi dove i bambini, i ragazzi, ma anche qualche volta gli adulti si esprimono liberamente. E mi viene bene in questo senso raccontare di un aneddoto che è capitato proprio nel nostro oratorio, dove c'è Don Ettore Malnati. Poi, l'oratorio è pieno anche e molto frequentato. Molto frequentato, insomma, no? Sì, beh, sì. Diciamo che durante l'estate abbiamo più di 250 bambini, ragazzi che giocano nel doposcuola. Le attività di catechesi vedono più di 300 ragazzi, quindi sì, ha una forte partecipazione, ma ovviamente abbiamo ragazzi di ogni genere, di ogni estrazione, di ogni tipo. Un giorno ci trovavamo anche con Don Ettore a giocare, a vedere i ragazzi che giocano, e cerchiamo sempre di, ovviamente, che questo credo sia proprio il nostro ruolo, di dare spazio a tutti i bambini, i ragazzi, e anche alternarli nelle fasi di gioco. Mi viene in mente un ragazzino che non voleva mai staccarsi e non voleva mai uscire per fare spazio ad altri, e Don Ettore ricorda questo ragazzino e dice: ma come, guarda, proprio tu che in particolare anche giochi, quindi in una squadra di calcio, quindi già fai gli allenamenti, le cose, hai più tempo per giocare rispetto agli altri bambini, e questo bambino con la franchezza che appartiene effettivamente a un bimbo, quindi anche con la sincerità e la schiettezza,
e dice a Don Ettore: ma no, io voglio giocare qui perché qui gioco e mi diverto, mentre quando sono in campo con la mia squadra e per me è un lavoro, se gioco male l'allenatore mi mette in panchina, i miei genitori si arrabbiano e quindi si innescano tutto un sistema di cose che effettivamente non vanno bene. Secondo noi ovviamente non abbiamo la possibilità di far fare sport a livelli così elevati, però la nostra vuole essere una volontà di far giocare tutti, di far partecipare tutti. Ci rivolgiamo in particolare alle famiglie. Questa domenica, quindi fra alcuni giorni, se anche il tempo sarà clemente e ci consentirà, dovrebbe essere, stiamo organizzando questa prima giornata diocesana dello sport, che sarà un evento che cercherà di coinvolgere tutte le parrocchie che hanno voluto partecipare ed iscriversi, e ci sfideremo in quei giochi che sono proprio degli oratori, no? Quindi giocheremo, visto che la struttura consente anche di fare di avere queste possibilità, giocheremo e ci sfideremo nel calcio. Basket e nella pallavolo. Quindi abbiamo pensato di fare questo mini torneo dove effettivamente il ruolo principale di protagonisti sarà dei ragazzi e dei loro genitori, dei loro accompagnatori e catechisti. E abbiamo pensato di far giocare 5 persone per volta, per squadra, con cambi volanti e quant'altro, in modo che così si possano confrontare anche con i ragazzi e conoscere i ragazzi di altre parrocchie. Questo dove? In oratorio a Sion? No, lo teniamo nell'oratorio che è in via Carsia, Santa Maria Madre Regina del Mondo, nella bella cornice di Opicina. La location è fantastica, oggettivamente sì. C'è un campo a 11 di calcio, un campo regolamentare di basket, un campo di pallavolo, e quindi questa sarà l'occasione di stare insieme. Abbiamo organizzato la cosa in modo da strutturare le squadre con la presenza di almeno un bambino under 10, di un adulto, di una bambina, e quindi per far interpretare tutti i ruoli possibili, esatto, e la partecipazione più larga possibile. Fino adesso abbiamo 8 squadre che si sono già iscritte già da alcuni giorni, da tempo, e quindi la partecipazione di 8 squadre sarà sicura, il divertimento è assicurato per tutti, poi ovviamente ci sarà anche un vincitore, ma questo conta poco. Conta poco, esatto. Io ho citato, chiedo scusa, bandierina, non per sminuire, ma perché io ho da un po' di tempo a questa parte mi ricordo del mio sacerdote Don Vittorio Cenzato della chiesa di San Pietro e Paolo. Non è che ci fosse un oratorio in chiesa, perché non c'era, però ogni tanto insomma si andava tipo alle Beatitudini o a Montegrisa e si giocava bandierina, ecco, per questo ho detto vabbè, insomma. Sono i giochi classici che effettivamente siamo abituati anche noi, che siamo... Io ero anche molto bravo a bandierina, devo dire la verità, insomma, perché laddove vedo che ci sono anche tra le iniziative future una che è tutto sommato abbastanza vicina, sabato 27 maggio, ed è una cosa bellissima, la sottolineo perché bene o male mi fa tornare ai tempi dell'università, perché è in programma questa mini crociera tra le ville venete della Riviera del Brenta, partendo dalla Malcontenta, ed è un giro che grosso modo avevamo fatto anche noi con l'università, quindi, e questo rientra nell'ambito dei pellegrinaggi. Sono pellegrinaggi questi diocesani che aiutano sì effettivamente le persone delle varie realtà a conoscersi, a intraprendere un viaggio insieme, a rimanere una, due, a seconda del tipo di pellegrinaggio, anche alcune giornate insieme, condividere, quindi sempre sotto la guida attenta di Don Simone, che porta i, fra virgolette, pellegrini in giro, diciamo anche addirittura per il mondo, perché in questo caso siamo molto vicini. Io ho visto poi dopo anche, però ci sono anche dei progetti più ambiziosi, sì, perché all'inizio di giugno c'è il tour della Scandinavia, quindi Norvegia, Danimarca e Svezia. Agli inizi di settembre ci sarà la possibilità di andare con la diocesi a St. Morris, e quindi con il treno del Bernina fare tutte tra questi paesaggi meravigliosi, fare una bella gita, sempre anche con i momenti di preghiera, di riflessione e quant'altro. E il progetto super ambizioso, questo ma del prossimo anno
ci sarà anche un pellegrinaggio diocesano in Australia, che dovrebbe essere nel mese di gennaio, e nei primi mesi del prossimo anno dovrebbero raggiungere anche la Scozia. È più semplice, quindi esatto, che arriva in Australia, poi la Scozia è uno scherzo. La Scozia è uno scherzo, però diciamo, ecco, i pellegrinaggi hanno sempre un'ottima partecipazione, perché con la vita, diciamo, diocesana si riesce in qualche modo a raggiungere diverse persone. Mi dicono che sono sempre più di 50 partecipanti, e quindi dopo anche in qualche modo riescono a organizzare bene queste gite e a proporne sempre di nuove. E anche, devo dire adesso, insomma, detta è logico che se sono 50 partecipanti si riesce anche, sì, ad avere delle tariffe, ecco, esatto, anche in qualche modo, ecco, in qualche modo abbordabili, dove effettivamente soprattutto pensionati o persone che magari hanno del tempo libero da occupare, piuttosto che restare a casa o quant'altro, vanno e vedono il mondo. La concezione, no, del termine stesso pellegrinaggio, no? Forse un po', diciamo così, qualcuno pensa che necessariamente il pellegrinaggio debba essere chissà perché cupo, no? Anche, invece poi il pellegrinaggio è anche un momento, appunto, di convivialità, di incontro, di anche di allegria, insomma. Certo, il nostro vescovo, in una delle prime metafore che aveva scelto quando era venuto a Trieste, mi ricordo che aveva detto proprio che lo stile del cristiano deve assomigliare allo stile del pellegrino, che in qualche modo è sempre itinerante e va verso una meta. La nostra meta è quella, ovviamente, del cielo, però nell'ambito del cammino, diciamo, attraverso tutti questi possibili viaggi, ovviamente si va alla ricerca di qualcosa che sono per noi i valori cristiani, ovviamente, e cercare il Signore laddove si fa trovare, perché molte persone effettivamente ritornano. Io ho parlato con delle persone che hanno fatto dei pellegrinaggi, ma non soltanto quello che c'è stato ad esempio a Fatima o quello che c'è stato a Međugorje, ritornano arricchiti. È un'esperienza, una parte di cammino insieme ragionata, e che ovviamente fa crescere tutti i pellegrini, no? Ed è quello un po' lo scopo che hanno questi pellegrinaggi, queste tra virgolette gite, che poi sono anche un momento ludico, però vogliono essere anche un momento di crescita spirituale e culturale. Poi c'è un appuntamento che credo sia già arrivato al terzo, al quarto anno, no? Questo del, sì, abbiamo anche 17 settembre quest'anno. 17 settembre quest'anno vi proponiamo un moto raduno che arriverà quest'anno alla quarta edizione. Quarta edizione, mi ricordavo bene allora. Noi abbiamo cercato con i moto raduni di fare in modo che anche quelle persone laiche che magari non erano proprio tanto di chiesa si avvicinassero al nostro mondo, e abbiamo visto che effettivamente anche lo stile dei motociclisti che vanno insieme e fanno la strada insieme è un qualcosa che poteva aiutare. Il nostro vescovo ha detto che questo deve essere, anche questo deve essere lo stile cristiano, cioè sapersi aspettare, saper fare un pezzo di strada insieme e saper arrivare a una meta. Abbiamo scelto già nelle scorse edizioni, e sfruttando anche la cornice della nostra città che si presta moltissimo a tutti i generi di escursione, siamo riusciti a partire da Piazza Unità a fare un itinerario che si svolgeva attraverso le vie del centro storico per arrivare a San Giusto, e poi nelle prime edizioni siamo passati per il Tempio Mariano. Sì. E ci siamo fermati là nella location fantastica dove il vescovo ha benedetto tutte le moto, i motociclisti, i partecipanti. L'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa, praticamente partendo però, anziché da Piazza Unità, partendo direttamente da San Giusto, abbiamo fatto un giro per tutta la città, siamo arrivati fino al Carso, siamo passati per il Tempio Mariano per salutare la Madonna che, insomma, comunque è sempre attenta a vegliare su Trieste, sui triestini, sui motociclisti, e poi siamo ritornati giù per la bellissima strada del Friuli e siamo arrivati fino all'oratorio di Sion, dove siamo fermati e abbiamo fatto la messa con il vescovo. Congestionato il traffico dei scolari, sì, ma scegliamo delle domeniche pomeriggio, quindi realtà diamo fastidio, ma facciamo anche allegria, perché insomma è l'occasione buona, siccome siamo scortati anche dalla polizia locale, dalle cose, è l'occasione buona, insomma, per... Tra l'altro c'è una partecipazione anche piuttosto notevole, insomma. Sì, diciamo che le prime edizioni eravamo sui 100 motociclisti. L'ultima edizione purtroppo è stata molto svantaggiata da una pioggia battente
in qualche modo ha scoraggiato quelli che erano i meno coraggiosi e quindi ha visto una partecipazione minore come affluenza, però insomma quest'anno vedremo di riscattarci. Pensavamo di fare un itinerario che andrà da Muggia fino a Grignano probabilmente, ma è ancora ancora stabilirlo, sì, esatto, e in modo da fare tutto il lungomare, no? Quindi la cornice bella di Trieste, arrivare probabilmente nella chiesa di Grignano, che già invece ha ospitato un altro evento importante, perché noi organizziamo anche, e anche quest'anno lo organizzeremo prima del motoraduno, facciamo anche il bici raduno diocesano. Anche questa è un'esperienza dove effettivamente tutti si aspettano, i genitori vanno con i figli. Sì. C'è stata anche la partecipazione di famiglie molto numerose, è stato molto bello perché effettivamente si è andati insieme, anche in questa occasione siamo riusciti a far chiudere il traffico, quindi a riservarci una... nell'ultima edizione del bici raduno eravamo andati da Piazza Unità una domenica di fine estate e avevamo scelto di fare il percorso che ci porta fino alla stazione, poi in Viale Miramare prendere la pista ciclabile, fare tutta Barcola e andare avanti di nuovo sulla pista ciclabile, arrivare a Grignano ed eravamo veramente molti. Mi raccontano degli amici che le persone che ci vedevano da Barcola e vedevano che questi ciclisti insomma in qualche modo erano accompagnati dalla polizia, dicevano ma questi dove vanno, cosa fanno, e addirittura una persona anziana ha detto ecco finalmente che dà la multa se è giusto perché blocca il traffico. Scortati. Noi eravamo scortati esatto, pensavo che ci avrebbero arrestati tutti probabilmente. Qual è la c'è no in fin dei conti, allora quando si dice pellegrinaggi, tempo libero e sport può sembrare un po' l'argomento estraneo, però se declinato in un certo modo, se declinato appunto nel senso del rispetto, nel senso del ritrovo, nel senso anche dello scambio, fondamentalmente, insomma, sono anche delle virtù, ma comunque sono delle caratteristiche che molto probabilmente, se fossero così messe in pratica da tutti quanti, staremmo probabilmente molto meglio, insomma, solo che... Certo, appunto lo sport, e lo spero che sarà in particolare in questa giornata, deve essere proprio all'insegna del fair play, deve essere all'insegna ovviamente dello scambio, sì, ma dell'accrescimento che si ha nel rapporto con l'altro. L'altro non, in qualche modo non deve essere visto come un avversario da battere, ma deve essere visto come un dono per il mio tempo, per il mio divertimento, per il mio completamento, diciamo, anche del gioco, nel senso che è proprio lo stile che abbiamo pensato per questa giornata. Parteciperanno le famiglie, parteciperanno i ragazzi, parteciperanno i tesserati, perché abbiamo anche alcuni ragazzi che sono iscritti, che effettivamente sono tesserati delle diverse società e quindi quelli ovviamente giocheranno meglio di altri ragazzi che non lo sono. Per divertirsi, però in questa occasione, anche questo, insomma. Esatto, abbiamo pensato... È un po' tardi, no? Ma ci si può ancora iscrivere? Come sì, si ci fa? Si può ancora iscrivere, si può o venire direttamente, noi inizieremo con le partite alle ore 15, il ritrovo è alle 14.30, quindi come ho detto nella chiesa di Via Carsia Maria Regina del Mondo, si può venire alcuni minuti prima delle 2, dare la propria adesione con una squadra che sia composta però almeno di 5 persone. Okay. Che voglia partecipare, ogni persona, ogni squadra sarà la benvenuta. Noi chiediamo che sia in qualche modo affiliata a una parrocchia, però c'è anche una famiglia che si è iscritta perché con molti figli e coi genitori insomma hanno voluto partecipare. Loro sono della parrocchia di San Marco, ma San Marco qual è? Che io... San Marco è strada di Fiume, credo. Di Fiume. Che sia. Ho capito. Sì, perfetto. E quindi sì, effettivamente le famiglie poi sono le benvenute, anche se vogliono, c'è la possibilità di avere un parchetto giochi per i bambini, quindi ma tutto. Lasceremo una parte del campo a 11 di calcio, la lasceremo libera perché noi giocheremo
a 5, diciamo, quindi utilizzeremo il campo per la larghezza e non per la lunghezza, in modo da lasciare una parte del campo libero proprio per il gioco delle famiglie, dei ragazzi, dei bambini. Ci sarà anche nell'ambito della manifestazione una dimostrazione di hockey, mm-hmm, con una persona che sta con molta passione cercando di ricreare una squadra di hockey a Trieste, quindi ci ha detto che sarebbe venuta volentieri a partecipare, e noi qualsiasi tipo di attività che possa in qualche modo accrescere la comunione fra le varie persone nello spirito del gioco ci piace, ci entusiasma e apriamo le porte. Laddove invece per la mini crociera tra le ville venete, che io veramente questa lo consiglio, soprattutto perché, se ho capito bene, si va lungo il fiume. Sì, il Brenta, ancora, credo che siano le rive del... Sì, almeno, sì, ed è ancora più bello, per dire la verità. E là come ci si... come funziona? Qui purtroppo mi tocca deludere i telespettatori perché non ci sono più posti. Diciamo che, ecco, le iniziative, i pellegrinaggi che abbiamo presentato diocesani sono tutti completi. Ah, ho capito. Hanno le iscrizioni complete, eccetto se... telespettatori volessero partecipare e volessero informarsi, si possono informare, mm-hmm, qui in seminario, okay, in via Besenghi, vengono la mattina, il martedì e il venerdì a metà mattina, trovano delle persone che possono dare informazioni esatto, sui pellegrinaggi, e credo che però gli unici pellegrinaggi disponibili, se volessero partecipare, sono momentaneamente quelli in Australia e quelli in Scozia del prossimo anno. Quindi siete già riusciti a... Hanno saturato tutte le... la gente è contenta, si trova bene, quindi attraverso anche il passaparola poi ritorna, questo anche ci fa onore a Don Simone che accompagna i pellegrini e che crea sempre, mi hanno detto, un bel ambiente, anche un ambiente piacevole e cristiano, insomma, quindi... un buon momento di condivisione. Che sono poi, appunto, diciamo prima, gli elementi fondamentali anche del successo delle iniziative, perché se sono già, il 27 maggio anche abbastanza, però è piena anche questa della Scandinavia. Sì. Anche me volevo regalarmelo, allora, io sono nato il 3 giugno, quindi volevo, se avessi voluto regalarmelo per il compleanno non potevo, ma in quel periodo io sono... Per il prossimo anno pensare, devi contattare Don Simone, proporgli qualcosa. Più facile al limite. Ma questo, devo dire la verità, che questo della Scozia, per dire la verità, un pochettino mi... Sono delle esperienze belle, importanti, che avendo la possibilità... Perché poi è anche vero un'altra cosa, che molte esperienze... bello anche, insomma, così farle da sole, eccetera, perché anche... altre è anche giusto farle insieme. Farle insieme, capisci tante cose, insomma. Sì, le altre persone in qualche modo diventano un dono per la nostra, per il nostro viaggio, per la nostra esistenza, per la nostra maturazione. Si fa il viaggio insieme, si fanno i momenti di preghiera insieme. Anche quello della Svizzera è pieno. Sono tutti pieni. Io in particolare non mi occupo proprio dei pellegrinaggi, sì, però sì, mi hanno detto gli unici pellegrinaggi disponibili per eventuali interessati sono quelli dell'Australia e quelli della Scozia del prossimo anno. Dovrò stare veramente dietro a quello della Scozia, francamente, perché potrebbe essere la volta buona che ci vado. Non sai però il programma ancora. Bisogna un po' troppo presto. Sì, venire, si parla dei primi mesi del prossimo anno. Non ditelo in giro, così magari almeno io non ditelo in giro finché non mi scrive. Allora, io ringrazio Pierpaolo Vici, che è componente della Commissione Diocesana per i Pellegrinaggi, il Tempo Libero e lo Sport. A chi è dedicata? Di solito ogni commissione è dedicata a qualche santo. Non... chi sarà? Sant'Antonio, che era pellegrino, che andava in giro? Mi cogli impreparato. Accidenti. San Giacomo. Mettiamolo, ecco, là. Così, insomma, detto. Pensavo Sant'Antonio. Allora, vi ricordo che dopo di noi... andrà in onda un documentario, uno specialino di 12 minuti circa dedicato a Maria Teresa. Sapete che, insomma, si stanno per celebrare i 300 anni dalla nascita di Maria Teresa. Io spero di non sbagliare, quindi rimanete con noi. Vi ricordo anche che questa sera il telegiornale delle 19.30 è condotto, attenzione, dalla signora Laura Bucarella, per cui mi raccomando, molto eleganti, mettetevi davanti alla TV, che lei si accorge di queste cose. E vi ricordo ancora che questa sera alle ore 21 c'è un altro appuntamento con Ring.
Quest'oggi si discute di questioni purtroppo molto serie, perché insomma sapete che quello che offre l'attualità, quello che ha offerto l'attualità in questi ultimi giorni da un certo punto di vista in città è qualcosa che fa veramente accapponare la pelle. Delle cronache, non sembra più la nostra città. Non sembra più la nostra città, e questo è qualcosa che dovrebbe fare pensare più d'uno. Grazie ancora Pierpaolo Vici, grazie a tutti, ci vediamo domani alle 18. Ringrazio e buonasera a tutti.